Una buona giornata e ben ritrovati da Speciale News Web 24. Restano ancora critiche le condizioni dei ragazzi feriti nel tragico incidente avvenuto a Cerignola, nel Foggiano. Due rimangono all'ospedale Cassa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, mentre gli altri sono ricoverati tra Cerignola, Foggia e Barletta. Questa sera la scuola in cui andavano i ragazzi si terrà una veglia di preghiera a cui parteciperà il locale vescovo della diocesi, Monsignor Luigi Renna. Un momento importante per fare forza alle famiglie delle giovani vite che speriamo non si spezzino. Passiamo adesso alla cronaca. Durante un servizio di controllo, i carabinieri di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis hanno sequestrato 10 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa utilizzati per il trasporto dei lavoratori nelle campagne e anche ai prodotti agricoli. Con questi sequestri e su questi mezzi di trasporto estremamente fatiscenti che rappresentano un autentico pericolo. Durante il servizio sono stati effettuati 40 veicoli controllati e identificate circa 60 persone, tra cui anche un'autovettura rubata a Foggia che è stata poi riconsegnata al proprietario. Si è chiusa ieri sera a Trani la settima edizione del Festival del Tango Argentino, una 4 giorni che ha mobilitato i tangheros provenienti non soltanto dalla Puglia, ma da tutto il mondo. Il direttore artistico Miguel Angel Zotto si è detto soddisfatto e racconta la sua vita per il tango in questa intervista realizzata da Anna Maria Natalicchio.